Fino a tempo all'Eister Atletico Madrid. Siamo qui con Mariano. Mariano, descrivici questo primo tempo. Abbiamo fatto un bel tempo. È una buona partita. Cosa fare nel secondo tempo per migliorare? Fare tanti gol e basta. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo per il secondo tempo. Fine primo tempo Leicester Atletico Madrid, siamo qua con Iazzetta, descrivici questo primo tempo. Partenza abbastanza aggressiva loro, sono andati subito in vantaggio, noi abbiamo fatto un paio di papere difensive, un po' di disattenzione. E loro sono un po' più grintosi, speriamo del secondo tempo. Primo tempo finito sul 4-1 per il Leicester, cosa fare nel secondo tempo per segnare. Recuperare? Devo segnare, ovviamente. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Siamo nel dopo partita di Leicester Atletico Madrid, siamo qui con Margiotta e omaggio ai migliori in campo delle loro rispettive squadre. Omaggio, partiamo da te, una partita emozionante, avvincente, combattuta fino agli ultimi secondi, si può dire. Un primo tempo in cui eravate in vantaggio e un secondo tempo dove si è smorzata un po' la grinta, non so, e siete finiti. Questa è la stessa cosa della finale che abbiamo fatto 2 anni fa a calciotto. Vincevamo 4-1, il primo tempo e il secondo tempo tutti si pensavano che ormai la partita era vinta, come al solito si pareggia e addirittura si stava perdendo. Purtroppo la tensione della partita si deve rimanere fino al 90esimo, anche se vinci 10-1, noi non siamo così e abbiamo pareggiato un'altra partita. Ecco, secondo te merito a loro, che sono una grandissima squadra, non solo hanno il nostro grado di tensione, ma merito anche a loro che sono bravissimi. E complimenti a tutti alla fine. Ovviamente, ecco, secondo te cos'è stata la causa che vi ha portato a un calo di prestazioni? Te l'ho appena detto, si pensava che la partita era finita. Solo che dura 90 minuti, invece a noi è durato 25 secondi. Il secondo tempo e Sergio non va. No, ma noi mo controlliamo. Non 20 minuti, però vabbè, loro sono, logicamente sono stati bravissimi a pareggiare la partita e addirittura anche la stanno pure vincendo, però questo ci deve insegnare qualcosa. Ti chiedo che provvedimenti prendere in vista delle prossime partite. Che provvedimenti, dobbiamo stare zitti e giù, punto e basta. Perché parevo karaoke, non parevo una partita. No, veramente, io su queste cose mi arrabbio perché l'arbitro una volta che ha fischiato, sì, poi ti puoi arrabbiare un secondo, due secondi, pezzi secondo noi, è tutto valido da volto. Io la ragiono così, penso come loro, come tutti. Giustissimo. Però se pensiamo a parlare, infatti il secondo tempo abbiamo giocato 10 minuti perché ne abbiamo parlato 15. Sicuro proprio, vero? Giustissimo, qua ci veniamo a divertire, no? Cioè, soprattutto con loro. Il derby. Sono nostri amici. Una cosa brutta. Ovviamente, senti Omaggio, a chi vuoi dedicare i gol della prestazione? Ah, sempre a mia moglie, che a mamma vatto. E a mio figlio. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao Carmine. E adesso siamo qua con Margiotta, come stavo dicendo prima, una partita affiatata e combattuta fino agli ultimi secondi. Come stavo dicendo anche con Omaggio, nel primo tempo eravate sotto e sconcentrati, forse potremmo dire, mentre in un secondo tempo c'è stata una ribalta, siete riusciti a prendere la situazione in mano e a portarvi in pareggio. Cosa vi ha dato la grinta e la spinta per tutto questo? Diciamo siamo partiti malissimo sotto il primo tempo di tre gol. Il secondo tempo siamo partiti molto meglio, poi c'è stato quel calo di 5 minuti che è stato buttato fuori un suo giocatore, là abbiamo dato il massimo e abbiamo ribaltato la partita, abbiamo pareggiato la partita. Ecco, faccio la stessa domanda anche a te, ci sono accorgimenti da prendere in vista delle prossime partite? Ancora questa settimana c'è stata una mancanza. Secondo gioco consecutivo per 4-4 dopo il Velez. Due ottime partite però, cioè due ottime squadre. Sì, però, sicuramente. Non è male comunque un pareggio con queste squadre così, più sono fortissime. E a chi vuoi dedicare il gol della prestazione? La squadra. Va benissimo, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Grazie ragazzi.